Il presidente di Amno Mobiliare Alberto Gustavo Franceschini. Volevo intanto salutare sempre da New York, perché abbiamo ancora un collegamento da New York, Jean Ergas, Strategic Advisor GC Group Capital. Gian, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, allora la partenza per il momento sembra essere positiva, Dow più 0,65, S&P più 0,5, NASA più 0,2, rimaniamo come dicevamo poco fa con l'ospite in precedenza più o meno in zona di massimo storico, anche se comunque insomma negli ultimi giorni c'è stato un pochino di bumpy road, se così vogliamo chiamarla, insomma un pochino di strada in salita, anche perché abbiamo visto che i dati cominciano a essere un pochino incerti. Abbiamo visto gli ottimi dati sul mercato del lavoro venerdì, abbiamo visto però anche un PIL che comunque in crescita però ha comunque rallentato rispetto al 5% precedente, e oggi abbiamo visto queste vendite al dettaglio che effettivamente sorprendono in negativo, meno 0,6% il dato di febbraio, il dato ex auto meno 0,1%, si aspettava in entrambi i casi una crescita. Come leggerli? Ma io direi in maniera estremamente semplice: noi riteniamo che l'economia americana continui a migliorare a un passo graduale, non ci aspettiamo queste faminose previsioni che si avviano, queste previsioni di GDP crescita quest'anno. Riteniamo questi dati sulle vendite al dettaglio sono interessanti, perché confermano un punto che abbiamo più volte sollevato, che questi consumatori americani sono ancora alquanto restii a spendere questi cosiddetti utili o dividendi da un prezzo del petrolio più basso. Quello che stanno facendo è forse riducendo il loro indebitamento sulle carte di credito, questo è molto importante. Ricordiamoci, siamo in un paese in cui anche il credito al consumo è stato strozzato per molti anni, dunque non c'è più l'effetto leva, diciamo, più soldi in tasca e in più mi indebito e così spendo, invece c'è ancora una leggera contrazione secondo noi. Quello che noi ci interessa chiaramente è vedere anche quello che farà la Federal Reserve. Noi riteniamo che la Federal Reserve rimanga molto imperniata su un tema interno, il 87% dell'economia americana è domestica, dunque bisogna vedere come voterà la Federal Reserve. Voterà con le grandi multinazionali che lo temono, diciamo, anche un dollaro molto forte, o guarderà all'interno del paese e dirà: ma questa è un'economia che continua ad andare e dunque non vediamo, abbiamo più remore nell'alzare i tassi. Ma i dati macroeconomici sono misti secondo noi e lo rimarranno, non c'è più questa certezza dietro la borsa del quantitative easing, e questo dunque sta aumentando un po' la volatilità, perché sappiamo che i tassi di interesse qui possono salire, non si sa quando. Bullard dice addirittura molto dicendo giugno, non è che noi riteniamo che da giugno ogni data è buona, dunque più ci si avvicina a questa fatidica data e più ci sono questi alti e bassi. Noi riteniamo che stamane un fattore positivo è stato l'arenamento di questa marcia del dollaro, questa leggera risalita dell'euro. Io personalmente non credo che duri moltissimo, perché vediamo una BCE che vuole assolutamente un euro debole, questo è estremamente importante. Dunque quel che faccia anche la Federal Reserve, cioè abbiamo sempre la BCE che continuerà col suo QE, continuerà con iniettare liquidità, continuerà con spingere l'euro verso il basso, e se non è solamente contro il dollaro, ma anche verso le altre valute. Diciamo, la BCE sta mirando a una svalutazione generale della moneta, e questo è molto importante da ricordare. Dunque, questo è un po' il quadro attuale. Volevo chiederle anche, nei prossimi giorni abbiamo comunque proprio la Federal Reserve, vi aspettate che cambi qualcosa proprio nelle dichiarazioni ufficiali, quindi non tanto quello che dicono i singoli membri della Fed, prima ha citato Bullard, ma ce ne possiamo citare molti, poi sappiamo che in questo momento non sono tutti sulla stessa posizione, però proprio il comunicato ufficiale della Fed, molti si aspettano che verrà tolta la parola patient, quindi aspettiamo pazientemente per vedere quello che succede insomma sul mercato, questo graduale riprese si andrà gradualmente verso un rialzo dei tassi. Vi aspettate proprio in questa occasione, settimana prossima, che venga tolto questa parola? Ma io penso di sì, io ho 50% di probabilità, la possibilità che questa parola venga tolta. Dobbiamo chiederci se poi non lo dovessero togliere, questo è un po', diciamo, il problema, e poi se poi l'ovvio non succedesse, c'è il tail risk, come si vuol dire. Io credo che in ogni caso i mercati rimarranno abbastanza convinti, tra giugno e settembre i tassi verranno aumentati. La vera domanda diventa:
allora aumentano i tassi. Io non credo che faranno un grosso aumento dei tassi, ma cosa succede ai tassi a lungo termine? Questa per noi è, diciamo, la questione fondamentale degli Stati Uniti attualmente. Crediamoci che il QE venne fatto principalmente sui tassi a lungo termine per stimolare l'investimento e anche per forzare l'investimento in borsa. Cosa succede poi ai tassi a lungo termine? Se continuano le imprese americane a poter fare anche investire in progetti che forse hanno rendimenti estremamente bassi, si venderanno più auto, abbiamo visto un calo delle auto, questo molto interessante anche sul settore dei beni al consumo, del retail goods, ossia forse questo non basterà, questo non è vero domani della polsi, insomma c'è troppa focalizzazione su questo tasso a breve termine che nel contesto generale statunitense sì è importante per chi compra sul margine per investire in borsa e lì c'è un grosso rischio perché il margine sta a livelli altissimi, ma dal punto di vista dell'America industriale che è la vera economia americana, noi riteniamo che i tassi a lungo termine rimarranno abbastanza calmierati da questi enormi acquisti da parte di fondi pensioni, sovereign wealth funds, che non possono avere una 100% asset allocation in azioni. Perfetto, allora io la ringrazio, la saluto, General Gas Strategic Advisor, prego. GC Group Capital in collegamento con noi da New York. Buona giornata dunque e arrivederci, buono intanto recupero degli